Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 19. Qui con noi oggi oltre a Peter e Agrilore abbiamo anche Brunelleschi. Ciao, sono Ciao il ragazzi. pittore, quello che ha creato la prospettiva. Ragazzi, Vitte oggi ha proprio l'ora e l'onore di ospitarmi. Guardate quanti bei campi qui alla mia sinistra. No, alla mia destra. Cazzo, non so manco sinistra e destra. Facciamo a est, che nell'ultimo episodio abbiamo scoperto che l'est è meglio di destra. Comunque sia, per chi non l'abbia capito, questo personaggio qua è X-Starter. Ovviamente No, trovate chi? il link. Chi? Lui. Chi è? Comunque, ciao ragazzi. Sì, ciao. Forse sono io, non lo so, ma che cosa sta succedendo qua? Vabbè, allora, vuoi drabbiare tu Per me è uguale. il mais, visto che tu ci tenevi tanto a questo mais. Anzi, è il campo tuo. Io ci ho lavorato un sacco in questo campo, quindi lavora tu. Ma lavora. Vai, vai a lavorare. Tu c'hai la maglia John Deere, quindi devi andare tu con questa trebbia. Vai, parte. La maglia John Deere? John Deere, sì, John Deere. Dondere. John Deere. Vabbè, il trattore 1 basta ancora, fino a quando lui si riempie. Qua di nuovo aratura, calcevivo, tutto da Mi capo. metto a vedere come lavora Sì, fa il Agri. vecchietto che guarda i cantieri. Allora, io sto andando a vedere questo qui, l'operaio che sta finendo di seminare. C'è l'avena in questo nuovo farming? Io pensavo che stava a seminare la colza, ho messo un simbolo No, a è caso. avena. Invece è avena. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, Quindi tanto se lo serve faceva lo di nuovo stesso. fertilizzante, serve di nuovo tutto. Sì, Mettiamo fertilizzo io. starter a fertilizzare. No, no, mettiamo starter. Occupiamo anche lui. Mettiamo starter, anche se non so chi sia. Esatto. Start, seguimi, maglietta blu e giacchettino. Sì, ma non è che sono rigoglionito, allora so chi sei, so chi... E Ho capito che... A me che poi maglietta blu e giacchettino, avete tutte e due maglietta blu e giacchettino, no? Ho vabbè. capito. No, Allora qua visto. comincio a... che cazzo è? Fertilizzare. No, devi mettere molto più Fertilizzare. largo. Sparge 12 metri. A 12? No, io sono abituato a quello mio che... Sarebbero 6 e 6 per lato. Sì, grazie, sì. Peter t'ha preso proprio. Sì, mi ha preso proprio, non lo so. Te che piuttosto che mi segui, vai a lavorare, bastardo abusivo. Col ban pure. Oh, qui stiamo senza nafta. Sto senza nafta. Non so dove cazzo andà. Ok, qua ho fatto, signori, cosa devo fare più? Il campo a fianco è fertilizzato, vedo direttamente la mappa. Sì, no, mi sembra Sì, è fertilizzato tutto. fertilizzato, tutto fertilizzato. Ci dobbiamo concentrare tutti sul campo di Lore, e quindi incomincio a prendere un aratro. Poi abbiamo il ripuntatore. Il ripuntatore è quello che hai comprato tu, Lore? Sì. Vabbè, andiamo con due aratri, una seminatrice. E poi ora Peter ci porta anche la benzina. Non ho ancora comprato il serbatoio. Oh, ho parcheggiato in modo perfetto qualcosa, signori. Ma dovevi prendere l'aratro. Mo prendo l'aratro. Qual è? Quello rosso? Quello rosso? Quello rosso, uno ce n'è. No, Ma mo impenna sto coso, eh. ah sì, è vero, perché il piso me lo so portato io. Vabbè. Ma quello non è il Valtra? Mi sento un po' Toretto, mi sento. Vivi la vita un quarto di ettaro alla volta. Un Esatto. quarto. Non era un quarto di Oh! miglio? Porca puttana, ho fatto 3.000 euro di danni, mi sono andato a schiantare su qualcosa. Cioè, vabbè, ma te sei pazzo, dove veni con sto coso che impenna qua? Vabbè, dai, vengo a prenderti io, dai. No, no, va bene, vengo, tanto... ok, qua è vicino, qua è vicino. Chi è questo qua? Chi è questo qua? So io che sto venendo ad Te posso aiutarti. investire? Te posso investire? No, niente. Oddio. Oh, aspetta, aspetta. Ecco, un palo c'era, un palo. E un trattore c'era ed era più grande del palo e tu mi prendi in piedi. Beh, c'avevi anche l'aratro. Guarda, basta. Dai, questo è Basta. potente il fodente. Sì, lo vedo che è potente, però quello che... Se vuoi puoi lasciare, lo porto io. No, ormai ho iniziato io e finisco io. Io lo seguo, no. Mettiamo i lampeggianti. Tu Io manco il faccio la lampeggiante, gara, c'hai. facciamo. Guarda, so pure più veloce. So pure più veloce, so. Fangulo, rimani là! Bastardo, che Si è alzato. È impegnato davanti, non ho sterzato più. Ok, io sono arrivato. Tu no. Arriverà Brunelleschi? No, ancora no. Devi continuare. Beh, devo fare qua, giusto? Sì. Beh, faccio farlo Ripuntatore. all'operaio, scusa, che mi paghi a fare, se no. E tu Ah, sei beh, l'operaio. no. Ah, beh. Richiedo un rimorchio per scaricare d'urgenza. Oh cavolo, mo che avevo preso. Ma Dai. è lentissimo sto coso. Eh No, sì, no, appunto, no. devi andarci col fend, scusa. Scusa, sì. Se no Allora, domani mattina finiamo qua. lascia Allora. così che me lo porto io il Valtra.
Se vado io così pieno. Sì, sì, sto arrivando, sto arrivando. Direi che qui dobbiamo fatturare. Vitte, io ti faccio il pieno con sto coso. Sì, fai il pieno, tanto penso che continueremo ad avercelo per sempre. Il Valtra ancora sta bene, ma il Fend sta a secco, la Trebbia pure sta a secco, bisogna rifornire un po'. Ah, quello mio sì, sta a secco, eh. Come al solito ci sono questi uccellacci di malaugurio. Ma un aratro più grande, non lo potevi prendere? Vedi che quello è già abbastanza grande per la potenza che ma era troppo complicato tenerci il JCB sul rimorchio. E si era tanto complicato perché ho bisogno del coso qua, dell'erpicatore. Eh sì. Lo facevi con il mignolo. Vabbè. Con no, ma scusa un attimo. Ah, è vero. Vabbè. Ok che sono scemo io, però. Dimmi. Io ho comprato. Io nel mio. Tu che cos'è che hai comprato, scusa? Quale di quelli presenti hai comprato, sto dicendo? Quello che c'hai tu attaccato dietro. Ho il primo o il secondo? Io ho comprato il terzo, scusa, che. Non ci sono problemi. Stiamo cercando di tenere una certa soglia di realismo. No, vabbè, a parte il realismo, tu devi mettere che in base ai trattori che abbiamo, quello lì c'ha 150 cavalli. Prima ne aveva 100. L'ho dovuto potenziare per farlo arrivare a quella velocità. Ma io nel mio mondo non ho potenziato niente nel mio mondo, nel mio salvataggio. Boh. E ho potuto usare il terzo tranquillamente. Comunque, scusa. Ma l'hai dispiegato? No. Fai X. Ecco perché fa così poco. Come X. Alzalo. Ma vaffanculo. Ecco perché arava così poco. Ed ecco perché stavo rosicando, sì. Faccio quest'altra striscia insieme a te? Sì, le strisce. L'apo Elkan tutti insieme, sì. E adesso dovresti girare con B, perché sennò poi ti trovi male. Addirittura devo girare. Ah, vero. Bravo Peter, che sta venendo a rifornirci. Sì, ma io sto facendo storto qua, fate spazio, aspetta. Madonna, ho arato la macchina. Sì, così fai anche il rifornimento di benzina nel frattempo. E qui mentre cammini. E qui Vitte partirà una mini di, se avrei voglia di metterla, vabbè, di un trattore che fa rifornimento letteralmente al volo nella realtà. poi te lo mando io. Ma come sto arando male? Vada Brunelleschi, poi... No, sono pieno. Via. Ok. Allora mo passo da te. Ma pure con ripuntatore lo supero. Ma perché cazzo? Che cos'è quello, scusa? Facciamo a cambio? Dai, che questa è una bestia. Sì. Vai. Io sto arando malissimo, sto arando. Cruise control, ma questo se non sbaglio i 10 li faceva. Ci vuole un po' di tempo per arrivare a velocità, però prima o poi arriva. Sarà che so pesante io, non li facevo i 10. Oh, sei troppo pesante, bro. Già. Pieno allora? Guarda, Toretto lì su, però ha investito tutti gli uccelli, bello. Vitte, tu hai bisogno? E vai, andiamo di nuovo col vantaggio. Io volevo fare tipo quando che si sta trincià, Peter. Tipo quando che si sta trincià, che quando che sono pieno, suono e tu te levi. No, vabbè. No, comunque mi manca un... Sì, signori, io mi trovo un po' incazzato. Cioè, due tacche di, come si dice, di avanzare. Devi fare te qua? Aspetta. Sì. Anzi, vai tu avanti perché vai più veloce. Vado, mi scatta un po'. Ma devo fare qua? Sì. Ok, ma questo è un arieggiatore, che è? Sì, è un arieggiatore, un erpicatore. Comunque fa lo stesso da aratro, quindi l'effetto è lo stesso, perciò va bene. Vabbè, allora non è che stiamo a fare qualcosa di logico, l'importante è smuovere sta terra. Sì. Ah, Peter, se vuoi, puoi incominciare a prendere la calce. Serviva la calce? Sì, calce viva richiesta. Ok, mo porto il pick up in farm e prendo la cacca. Che trattore? Oh, guardate che se non mi fate... Ah, ci sta c'è il New Holland libero. Appunto, guardate che se non mi fate anche quelle passate che avete lasciato vuote, poi non vi pago. E qui il proprietario del campo... Ah, no. Vedi che un tuo operaio è Brunelleschi, quindi non mi interessa. Non lo pago, appunto. E pure allora, tu stai lavorando, però. Venga a casa tua. Non ti paga già di base. Io scanso qua l'altra. Ariamo anche le erbacce che sono rimaste, che non sono riuscito ad eliminare con l'erbicida nello scorso episodio.
Ora li ammazzo un po' con le ruote, un po' con l'aratro. Ti preoccupare, loro, te le tolgo tutte. Guarda lui, starter, col GCB va veloce. Ma io ti vedo piegato, ti vedo verso destra. Cioè eh sì, perché la ruota va nell'arato. È giusto. Ah, che cazzo. È giusto, realistico. Nel solco, cioè dovresti vedere nella realtà per capire bene. Qua da farming non è molto capibile. Eh vabbè, i solchi sono molto piccoli. Ma Vitte. Sta fa un disegno io, sta fa. Mi dovresti comprare l'altra calce. È finita quella lì. Non ce la faccio comunque. Eh sì, è vero, la calce è... però ti devi andare allo shop, mi dispiace, ma... Sì, non ti preoccupare. Allora, sacchi, la calce. A sto punto, dato che se può scaricargli, ne puoi comprare fino a quando che non è pieno. Vai, ne compro un po', tanto non costa niente. Servirà sempre. Sì, sì. 900 euro, nuovi veicoli. Alla fine due pallet hai preso, Vitte. Ah, mi sa che non bastavano i soldi e... si è fermata. Ho non ce la faccio con due pallet. Vedi che tutti quanti con due palle stiamo. Pallet stiamo, non è che... Peter, sei già lì? L'ore finanzia, ah, no, dai. Quando? Vabbè, ho capito. Sì, sì, lo stavo per di... lo stavo per fare io senza che poi mi dicevi. Esci cash, l'ore, che quel campo è tuo. Ma quanto è grande sto tanto campo? Ancora non monetizza. E questo campo non è un campo, sono due attaccate. Li abbiamo uniti. No, ho pistato, mannaggia la miseria. Se vedi sulla mappa c'è scritto campo 20 e campo 21. Beh, no, regà, sono passato sopra. Ma mi sta andando più veloci voi che io con la trebbia. E siamo in due. Vabbè, lui va col JCB o con il cosiddetto John Deere Fast Track. Va troppo veloce. Aspetta, che io ho dovuto prendere qua il Valtra astronave con le ruote strette, ma da quanto è brutto. Mi viene. E gli Holland è rimasto ancora lì. Ah no, se l'è fregato per terra, giusto, giusto. No, se l'è fregato per terra. Ma per fa che a proposito? Per spargere la calce. Oh! No, no, aspetta, adesso voi mi fate un favore, no? Io... di che c'è? La calce allora, la puoi spargere anche col Valtra. Vabbè. No, io adesso farei che fa spargere la calce col Valtra. Col JCB ci attacchiamo il rimorchio. Mannaggia miseria. E il New Holland arriva. Però vabbè, ora ormai per non sconvolgere tutti i piani, lasciamo così. No, non sconvolgere i piani a starter, che già per rippare. che già non riesco ad andare dritto, figurati te. Va bene, ragazzi, noi stiamo continuando a lavorare. E dato che penso che non ci saranno molti tagli, concludo qui l'episodio. Quindi. Va bene ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, vedete, iscrivetevi e da Vitte, da Starter, da Lore e da Peter è tutto. Ciao! 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 Ciao.